a distant time and faraway place, the planet of New Texas floats deep in space. Sky of three suns, land of precious ore, the Carrion Rush brought outlaws by the score. And one day a lawman appeared with powers of pop, wolf, puma, and bear. Protector of peace, mystic man from afar. Champion of justice, martial brave star. Forza, andiamo. Cari amici di Robots Kingdom, bentornati a questo nuovo appuntamento. Oggi per quella che ormai era una serie, sta diventando dedicata ai modelli vintage, abbiamo qui due pezzi molto belli, risalenti all'infanzia nostra. In particolare sono due pezzi che ci ha portato il nostro cugino. Ciao! Fanno parte della linea Bravestar. Non so se vi ricordate di questa serie animata uscita forse alla fine degli anni 80. Sì. Sì. Ricordo che forse la trasmettevano su Italia 7. Sì. Se non ricordo male, che era no. Quella che era Fininvest una volta e poi diventò Mediaset. Quindi su Italia 7 è questa serie che narrava le gesta di questo personaggio Bravestar, che era un Marshal, ossia Marshall, uno sceriffo, una sorta di tutore dell'ordine di una cittadina che non ricordo come si chiamasse, Fort Carey, una cosa del genere. Sì. E praticamente per l'appunto era colui che deteneva l'ordine in questa città fatta di Fort Carey. Fatta di sceriffi, di banditi, di insomma l'ambientazione western era quella che faceva da scenario. Piccolo villaggio western su un pianeta. Sicuramente era una serie fantascientifica con un'ambientazione western. Infatti i due personaggi principali, il protagonista e il suo antagonista, erano Marshall Bravestar e Tex-Ex, che era una sorta di antagonista, forse se non ricordo male, alla Skeletor, probabilmente. Sì. Tra l'altro era una serie che poi sono andato tra i miei ricordi, andandomi a documentare, era una serie degli stessi produttori dei Masters of the Universe, quindi Lou Scheimer mi pare che si chiamasse il produttore, e quindi è una serie americana. Uscì una serie di giocattoli legata a questa serie, al solito il cui punto di forza erano i mezzi con cui loro si muovevano. Chiaramente in questo caso, come vedete, sono affiancati dai loro destrieri rispettivi, che era il cavallo 3030 e questo mezzo volante bipede con questa testa di scheletro bovino. Proprio il nome è Skullwalker, ossia teschio camminante, galoppante. Sì. E questo Skullwalker avrà una particolarità, una sorta, come anche il 3030, adesso li vedremo insieme. Tu ci puoi dire qualcosa riguardo a questa? La cosa che mi piace sottolineare è la grandezza, le misure abbondanti di questi modelli, come vedremo li misureremo, insomma, sono dei pezzi importanti che, insomma, tenuti in mano hanno la loro importanza, sì, sono belli grandi, hanno degli snodi in più rispetto ai loro fratelli di produzione, che sono, insomma, i Masters, e poi le cavalcature che presentano delle particolarità, sì, addirittura delle trasformazioni, come nel caso di 3030, che assumeva
la posizione eretta era un cavallo parlante senziente, e anche lo Skullwalker, come vedremo, si trasforma da mezzo deambulante a mezzo volante, sì. Perfetto. Benissimo, i tuoi ricordi invece legati a questi giocattoli? Lì apriamo proprio una parentesi enorme. Io mi ricordo che vinsi lo Skullwalker, soprannominato poi in seguito più che da me dai miei fratelli con l'appellativo di Scornabecco, che proprio il becco è ovviamente, come tutti sappiamo, il montone, il capro, insomma, Scornabecco, perché la particolarità di questo esemplare proprio è tutto nero con questa crozza di bovino morto bianca, color rosso, che risalta, e quindi per me è lo Scornabecco. Ecco. Lo vinsi in un gruppo estivo con il mio miserabile punteggio di fine gruppo estivo. Io seduto mentre tutti gli altri bambini andavano a riscuotere i loro premi più prestigiosi, io con il mio punteggio miserabile aspettai di essere uno degli ultimi ad essere chiamato, ed erano rimasti ben pochi giocattoli. E io fui attirato dalla scatola e mi presi questo coso che non mi pare che non sapessi ancora che fosse la cavalcatura del nemico, e lo amai come un figlio, come se fosse un Teddy Rusty, una cosa coccolosa. Benissimo. Perché proprio era stata vinta. se non che, la faccio breve, siccome purtroppo da noi i cugini forestieri hanno sempre la via preferenziale degli affetti e dell'accesso ai nostri giocattoli, sì, fui costretto da mia madre a regalare questo mio ambito premio a malincuore a questo cugino, che se non sbaglio prima me lo ruppe e poi sì, gli ruppe rompeva. Vabbè, un po', me lo sarei tenuto, sì, anche sì, monco, anzi senza le zampe e messo nella posizione di volo sembrava proprio un pollo bruciato. Certo, giustamente. Insomma, io lo dovetti regalare. Con l'avvento, grazie a Dio, della globalizzazione di internet e di eBay, soprattutto, lo ritrovai dall'America, come vedremo dalla scatola, e finalmente ho potuto colmare questo vuoto dovuto all'abbandono del mio Scornabecco. E a quel punto, riprendendo lo Scornabecco, ho cercato Texex, e sempre grazie a eBay ne trovai uno dal Belgio. E così ho potuto ricomporre il set. Certo, certo, certo. Questi sono i miei ricordi. Okay. Grande felicità quando ho potuto riaverlo tra le mani. Proprio... Invece 33 del Bravestar sono di mio fratello, più sì, piccolo, che appena abbiamo iniziato a vedere i cartoni e giustamente si è voluto mettere al pari. Certo, certo, sì, certo. E come al solito sono tenuti... benissimo, devo dire che recuperare un giocattolo di cui si ha un bel ricordo è un'emozione sempre fortissima. E poi completarlo con il suo cavaliere, come hai fatto tu, e recuperare anche sì, l'altro set, che completa, diciamo, un quadro per quanto elementare, ma è completo per quella che rappresenta proprio quella serie. Abbiamo è una bella, e quindi in una ipotetica vetrina da collezionista che tu avrai, sì, faranno un gran bel figurone. Sì, senza dubbio. E allora. Da cosa vogliamo partire? Partiamo dalla confezione, come tutte le recensioni serie. Facciamo finta che io non ci sono Va bene. Allora, come vedete, la confezione è chiaramente... Tu l'hai comprato, la mint in box, aspetta, sì, non la sto... Sì, l'ho aperta io. Quindi l'hai aperta tu, quindi era un fondo di magazzino, e sì, questa è una grandissima cosa, molto importante. Adesso cerco di... Se vuoi ti risposto dietro. Eh sì, perché non vorrei che urtargli e... No. E allora mettiamo questo qui, perfetto. Eccola qui. La confezione raffigura proprio... il personaggio di Tex Max, Tex Max è un ristorante benissimo. Erano editi dalla Mattel, come vediamo, così come i Masters of the Universe, che oltre a questa serie, oltre ai Masters,
ci ricorda molto un'altra serie Sì. precedente ai Masters, che non so se tu ti ricordi, che No. era quella di Black Star. Black Star, come Stessa no? editore, Allora sì. stessa casa di produzione, stessa linea di giocattoli edita da Mattel. Black Star E con la spada che questo si tira Brave fuori dal Star, diciamo che cimice. unisce un po' tutto le, diciamo. Sarebbe stato interessante vedere questi personaggi interagire in una sorta di crossover, ma non, evidentemente non erano previsto Non è dai. stato previsto. Allora, la confezione, come vedete, è questa. Nella parte frontale abbiamo la scritta, il titolo della linea di questa serie di giocattoli Brave Star con due R, perché la A è la stella, la punta Sì, della stella, sì. quindi due R. Restare. Wild West Adventure Space, quindi avventure Wild West, quindi del selvaggio Selvaggio West West nello del spazio. nuovo spiano spazio. Nella parte laterale abbiamo una immagine che raffigura la possibilità di montare e smontare la sella dorata, il Kerium, una pepita, una nugget di Kerium, che era la Il minerale che dava. sorgente di tutti i poteri Esatto. e della galassia, quindi era praticamente il minerale che alimentava la fonte di energia di E questo veniva pianeta. estratto, se non ricordo male, dalle miniere di Kerium e lì c'era la lotta all'accaparramento del Kerium, Infatti, come. poi qua c'è una immagine che raffigura un movimento di una mano che non so che cosa faccia. Tu sai meglio di me. No, quello non è la mano, quello lì è la gimmick di cui parlavamo prima. Ah, Adesso che finisci di illustrare la box, benissimo. sì. La possibilità di muovere le gambe, quindi Esatto. muovere proprio le gambe, e poi vedremo la trasformazione che può assumere questo Skullwalker, che da veicolo bipede può passare a un veicolo aereo, Volante, volante, un sì. velivolo. E insomma, andiamo a vedere. Se Sì. tu inquadri lì dietro c'è proprio l'anno di uscita e Ah, questo è un perfetto. pezzo dell'86. Sì, 1986. Molto Made in figo. Cina, in China, Made in Hong Kong, Manufacture for Mattel, All Rights, Reserved, eccetera, Una botta di eccetera. culo inaudita perché è arrivato in sigillato. Visto? Si Yes. trovano le belle occasioni. Ci vuoi dire Yes. quanto l'hai Non mi acquistato? Non ti ricordo. ricordi. Comunque sia, non l'ho acquistato a tantissimo, proprio parliamo sotto le 30 euro, perché erano ancora gli anni in cui si comprava molto bene su eBay e le spedizioni non Quindi non erano. sai questa linea di giocattoli che valore possa, che valore Adesso no, collezionistico adesso no, se ce lo vogliono dire possa avere, i nostri certo. amici, adesso no. Eventualmente vendo la scatola vuota quando lo Ma no, rimetterò perché dentro. perde di valore. So che non lo venderai mai, No, quindi. E questo no, la scatola vuota. allora, Fate i partiamo soldi. proprio Questo è subito l'attualiamo. dallo Skullwalker e dal Sì, suo allora non lo Tex-Ex. prendere, te lo faccio arrivare Sì, io. bravissimo. Perché quella cosa che vedevi tu Ah, dietro è ecco, vedete come. questa piccola gimmick che ancora funziona e faceva sì che lo Quindi c'è Skullwalker una sorta di chiavetta si dietro il culo poteva. che. Ora la faccio Sì. arrivare pian pianino perché c'hai. Ecco, da qui girandolo Camminano le. si alzano ste pinne. Sì, le gambe proprio fanno Esatto, questo e lo fanno movimento. Hai camminare. visto? Questo non pensavo che. Avesse questo, ecco, poi faremo il confronto con la mia copia di Brave Star che, come vedrete, è distrutta rispetto alla sua. Perduto il cappello. Benissimo, dicevamo che lo Ah. puoi anche diventa la cavalcatura di questo. Sì. Quindi, intanto, vediamo la fattura di queste action figure. Vai. Innanzitutto, come vedete, Prendila attenzione, così. abbiamo. Bravissimo. Come vedete, il corpo dei due personaggi è lo stesso, però con colori chiaramente diversi. Sì. Quindi è raffigurato con stivali, pantaloni di pelle, camicia, e ognuno di essi ha un corpetto, un accessorio sul corpo che copre il corpo diverso. Quindi Tex ha gli stivali neri,
che però hanno una forgia diversa. Sì, 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 sì. Sono personalizzati. E il dettaglio è come se fossero dei jeans, proprio anche al tatto si vedono delle... È poroso, quindi è ruvido, quindi è come se fossero, ci sono delle cuciture, però chiaramente di colori diversi. Questa è la, diciamo, tra virgolette, parte del bacino, la mutanda verde, e le gambe, la copertura delle gambe color beige. E poi questa giarrettiera qui è la fontina, che è la fondina, ecco, sì, che serve per inserire la pistola, sì, le armi che avevano, che era questa, se riesco a non fare danno, la pistola, l'arma, diciamo, di ordinanza, quindi la classica pistola che avevano questi personaggi western, era questa, e si andava inserita qui. Dopodiché il nostro Tex-Ex ha una camicia verde con dei motivi proprio western qui sul sì, petto. Sì, il velutino, c'è proprio il rigatino. Ha le costine, sì, si vede perfettamente. E questi due cinturoni che contengono il due pugnali che possono essere estratti. Sì, sì, sono infilati, piano piano, estratti tranquillamente. Ecco, come vedete, quindi era accessoriato molto bene, possono essere impugnati e così e via discorrendo. Perfetto, lo rimettiamo al suo posto. E chiaramente il volto ha questo sguardo spiritato, con gli occhi un po' usciti di fuori, i denti gialli, i baffi, insomma, un vecchio tipico dei film western. Comunque, la faccia da cattivo, la faccia da cattivo. E richiama un po' le sembianze di un teschio. Di un teschio, quindi chiaramente anche il riferimento. C'era anche i guanti hanno, come vedete, delle cuciture qui e delle specie di borchie che diciamo li lo decorano e lo contornano. E come vedete dietro ha un tasto, perché grazie a questo tasto, come vedete, la mano appoggiata alla fondina può impugnare l'arma. E questa gimmick è riprodotta anche nel personaggio principale, che è Brave Star. E poi chissà quanti altri personaggi c'erano nella serie, ma non ce li ricordiamo. E allora, così penso che tenga. Ricerca così estemporanea, tutto in diretta. Ok, c'ha la mano poco prensile, può essere che... Sì, che può essere, perché con la mano lì è abituata a tenere l'eco, perché la posizione certo. Sua è a cavallo. A cavallo. E quindi ha un'altra posizione. Comunque c'era questa gimmick che con questo tasto fa in modo che il braccio si alzi in automatico, lo faccio lentamente per evitare che mi si scappa la pistola negli occhi. Come vedete, tira fuori la pistola dalla fondina e come una scena di un duello western può sparare, in questo caso la sua arma, la pistola. Dopodiché Alberto lo ha dotato di un cappello. Sì, l'ho fatto io, perché il Tex-Ex l'ho comprato senza le armi. Era senza le armi. Senza il cappello. E allora gliel'ho modellato col DAS. Certo, quindi le uniche armi che aveva erano i due pugnali inseriti nella confezione. Ma in dotazione doveva avere una pistola, pure quella colore giallo senape, e il fucile che io ho rubato al Brave Star mio fratello, e l'ho dipinto di color senape, che richiama moltissimo l'oro. L'ho cercato. Sì, sì, veramente. E questo fucile poteva essere inserito in un piccolo vano, in una piccola tasca che è nel corpetto dietro, e quindi è come se lo può portare dietro, come se fosse un vero e proprio fucile dotato di cinghia, insomma. Esatto. No? Quindi è questa ottima e bellissima action figure, che ha dei punti di snodo molto semplici ma efficaci. Snodo alle ginocchia, sì, insomma, alla gamba, chiaramente sono delle semplicissime ball joint che sono inserite all'interno del bacino per far sì che la gamba possa muoversi in questa direzione, in questa. Stessa cosa per le spalle, è uno snodo al gomito che può farlo piegare così, ma anche farlo girare così. Inoltre anche il guanto, quindi a metà dell'avambraccio, può muoversi
in maniera tale da fare assumere al nostro, al braccio del nostro personaggio qualsiasi posa anche un pochino più dinamica. Il fatto che indossino delle camicie con un effetto di stropicciatura si può hanno creato la possibilità di un'escursione quantomeno a 90 gradi. Sì. Come vedete, la posabilità è ottima perché... Vabbè, lascialo giù, sennò cazzo. Sì, come vedete, sta in piedi, non oscilla, non tende a cadere, è una figura molto equilibrata, sta in equilibrio bene. E adesso Alberto ci farà vedere come montava a cavallo il suo destriero. Quello mettiamolo dopo. Sì, va bene. Ok. Intanto io sistemo l'inquadratura. Sì, ha l'apertura al solito in diagonale, quindi richiama molto gli altri personaggi dei Masters. Quindi può cavalcare tipo il Battlecat come i destrieri dei Masters, sì. Anche loro hanno le loro cavalcature che possono essere cavalcate. Non ha delle staffe, però... No, però stringe i talloni attorno allo scornabecco. Ragazzi, qua c'è una figura di tutto rispetto, un giocattolo veramente alto e insomma, alto, bello, sempre divertente, tutto in plastica, ragazzi, è realizzato, sì. Però devo dire che fa il suo effetto, una veramente bella figura, anche perché come puoi vedere nei dettagli anche lo Skullwalker, pur essendo tutto nero, c'erano degli adesivi che io ovviamente non ho messo. Bravo. Ci sono bello. Delle pannellature dotate di qui ci sono lì c'erano i reattori. Poi qua ci sono le giunture per gli snodi, la classica forma di scudo, di tondo per far vedere proprio che ci sono le pannellature alle zampe qui, come vedete, e come vedete il particolare anche del teschio è molto molto bello, tutto rigato come se fosse proprio un teschio di bue che si vede. Esatto, anche c'è un filo di verniciatura sulle corna per renderle... No, quella non è verniciatura, quella è proprio l'ossidazione della gomma negli anni. Ah, perché sono di gomma. È una plastica gommosa. Diciamo, una plastica più morbida, più malleabile. Anche un'interazione della plastica nera dei guanti con le corna avorio. Ma ha fatto l'effetto corno che è veramente molto realistico. Quella è la plastica, soprattutto nella sella, perché del primo scornabecco conservai la sella gelosamente, sì. È la classica gomma che poi negli anni diventa appiccicosa, che poi si ci attacca tutta la polvere. Certo. Sì, quindi, okay, quindi sì, sì, la gomma è l'effetto che fa la gomma, seccando un po' diventa appiccicosa e si spacca. E questo Skullwalker aveva un'altra trasformazione, un'altra configurazione. Vediamo se riusciamo a farlo con il cavaliere in sella. Levandogli il berretto, magari. Che questo lo togliamo. Più delicato. Vediamo se... Ragazzi, il nostro Alberto ha realizzato questo con il DAS. Sì, invece il DAS. Guardate che bella forma che gli ha dato. Sperando di non romperlo. Eccolo. Poi si allargava, non so se è a favore di camera, si allargava questo. Sì, sì, sì. Guardate la particolarità del... C'è la gamba? No. No. Ecco. Aspettate che lo sto rompendo per la prima volta. Ecco. Eccolo. Bellissimo. Si tirava indietro e lui andava direttamente in posizione. Nella sua posizione corretta. Di rottura. E poi piegava in avanti il... Sì, prego. Scusate perché... Intanto inquadro io... E l'altro protagonista che era Bravestar, così abbiamo un'anteprima agli amici di quest'altra action figure con il suo cavallo 30-30. Ecco qua. Ce l'abbiamo fatta? Sì, no, mi cacco sotto perché l'ingranaggio di questa rotazione è molto affidata delicato, alle linguette, una linguetta. In quegli anni si
padroneggiavano. E rotto questo, andava tutto a farsi. Tutto era, diventava... incagliato di nuovo. Ok, però... però no, già no, ce l'abbiamo fatta, solo... gli hai dato la configurazione forse che ricordiamo meglio, perché per muoversi più velocemente nelle sue scorribande questo Tex-Ex aveva questa sorta di veicolo che sembra una moto futuristica, esatto. Un hovercraft o comunque qualcosa di volante, ma molto aerodinamico, molto molto simpatico. Devo dire forse più simpatico dell'altro, del protagonista, certo. Perché difatti questi cattivi erano delle macchiette certe volte, sì, come sì, Skeletor. Però Scornabec era bellissimo, esatto. Anche perché lui cammina o vola, quell'altro come vedremo non vola, non quindi... vola, e vedremo, vedremo un po'. E allora, ora scusate, Alberto, sono anni allora che non facciamolo ho... girare, se riusciamo a metterlo in una... Ma che scherzi, ci vuole posizione. Spazio, che ora... Ah no, forse... Ah, perfetto. Ok, sì, sembra tipo un Harley Davidson super mega fica barra Hovercraft, sì... Allora, sono action figure particolari, dotate di mezzi che io considero sempre in queste serie di giocattoli il punto di forza, perché laddove una action figure aveva sempre o la macchina, tipo ne abbiamo parlato insieme a Max Bus che ha fatto un'ottima recensione su i giocattoli del telefilm e dei film di Robocop. Ah. E quindi aveva i mezzi, la macchina di ah, Robocop, sì. Quindi sì. Oltre alla bellezza dell'action figure c'era il compendio del come i Ghostbusters per esempio, no? Dei mezzi e dei vari supporti che sì, erano interessanti e costavano tanto, forse i mezzi costavano di più del personaggio stesso, certo. Però compravi un personaggio... senza il suo mezzo rimaneva un pochino... No, vabbè, si sapeva che era l'inizio di una serie di acquisti per completare... Esatto, esatto. Addirittura c'era proprio il playset del Fort Kerim, che era la sì, prigione... La di... prigione, il saloon, sì, gli sì, altri sì. Personaggi erano il barista del saloon, qualche scherzo... Tutti i personaggi tipici delle ambientazioni western, diciamo, e dei film. Benissimo, andiamo a pesarlo. Così com'è. E poi nel Brestar, sì. In dotazione, il regalo, nella confezione, c'era anche la stella. Vero, la stella vero, vero, si vero, piegava, vero. Si vero. Nel taschino. Questa stella vero. Aveva in ologramma, i vecchi ologrammi della nostra... Bravo. Della nostra infanzia, dove si vedeva la faccia di Brestar. E la faccia di uno o tutti, perché l'ologramma erano dei foglietti che si vedevano a seconda come si girava, dei poteri che lui aveva, perché lui aveva la forza dell'orso, la vista del falco, sì, aveva i poteri legati agli animali, diciamo, della... Il lupo, il falco e poi non mi ricordo più. L'orso, il puma, la velocità del puma. La velocità del puma, la vista del falco, la forza dell'orso. E l'udito del lupo. E l'udito del lupo. Quattro. Sì, aveva questi quattro poteri. Ogni volta invocava uno dei poteri per utilizzarlo. L'ostacolo del turno. Allora, cioè... la nostra bilancia, come da tradizione, ha cominciato a fare le bizze. Sono 438 grammi della figura completa di cavallo e cavaliere. Vuoi pesare separatamente? Te lo no, va bene, lasciamolo così. Anzi, se lo vuoi rimettere in posizione o come preferisci. No, lo rimetto anche perché così per terra non ha senso. E allora, invece prendiamo questa altra figura con cui io ho un po' di dimestichezza in più. Perché anche io avevo il cavallo e il cavaliere, però come al solito, come vedete, i giocattoli di Alberto sono tenuti bene e i giocattoli di Artù, di King, come diceva Alberto, sono tenuti una merda. Come vedete il mio è rotto, qui dipinto un po' qui, c'è una macchia verde di vomito dell'esorcista,
Però funziona ancora il coso, poi ho perso, diciamo, un pochino di... Vabbè, il cappello è quello... Il cappello glielo gentilmente, diciamo... Concesso, sì, no, te lo completi così almeno hai una figura completa. Benissimo, allora questa figura di Bravestar, come vedete anche dai lineamenti, lui cammina, lui deve giocare perché... Allora, Bravestar, come vedete dai lineamenti, era un nativo americano, perché era un indiano, vedete che ha la pelle scura, come un pelle rossa. La camicia e gli indumenti di Bravestar sono gli stessi che abbiamo visto con... Tex-Ex, però abbiamo i guanti bianchi, degli stivali un pochino diversi, meno aggressivi probabilmente, e anche lui ha questa sorta di fondina giarrettiera sulla gamba, e anche lui è dotato della gimmick del braccio, diciamo, automatico. E dopodiché, come vedete, è corredato di un cappello da sceriffo bianco, quindi per rappresentare proprio l'emblema della giustizia. E insomma, è una, sicuramente sono delle figure molto, molto belle. A differenza di Tex-Ex, però, sì. Bravestar è più dettagliato meglio, perché ha la parte della mutanda che non è la mutanda, ma ha lo stesso colore dei pantaloni. Sì, certo, è un pantalone unico. Tex-Ex pare che c'è il pannolone. I primi pantaloni è solito e poi le mutande. Vabbè, c'erano però quelli che avevano, i cowboy avevano i copri i gambe di pelle, perché erano, vabbè, diciamo, servivano ai maniscalchi per sellare, sì, i cavalli. Anche, ai cowboy per evitare di buttare un paio di pantaloni ogni cavalcata. E allora pesiamo la figura, che sarà più o meno uguale di peso a quella di Tex-Ex, e sono 133 grammi, quindi l'action figure pesa 133. Il nostro Bravestar, come ci ha detto Alberto, aveva questi poteri particolari, la forza dell'orso, la velocità del puma, la vista del falco e l'udito del lupo. E di volta in volta invocava questi poteri alla bisogna. Come vedete, ha proprio la forma e le sembianze di un cowboy, di uno sceriffo, quindi un marshal. Che poi io, riflettendo, marshal è il corrispettivo di maresciallo, se vogliamo proprio tradurlo letteralmente anche. Sì, poi bisogna vedere che ruolo ricopre, ecco, tra sceriffo della terra, della legge, ecco, non so, anzi, se sapete le differenze voi ce le potete anche diciamo commentare, inserire nei commenti, perché ci sono i ranger, i marshal, gli sheriff, insomma ce ne sono parecchie figure tutori della giustizia. Benissimo, e come il nostro Tex-Ex, anche il nostro Bravestar aveva il suo fidato destriero, che era questo cavallo semi-robotico. Dico semi-robotico perché aveva le sembianze di un cavallo, con questa colorazione grigia argentea, però aveva degli inserti e dei particolari, dei dettagli che richiamavano per l'appunto un robot, una creatura meccanica, era un ibrido tra meccanico e non solo, come ha detto Alberto, era un destriero senziente, quindi parlava, aveva un carattere tipo Rambo, era abbastanza burbero, ed era, sì, ironicamente burbero, sì, no, sì, sì. Era un personaggio molto particolare di quella serie. Chiaramente, sì. Anche perché è corredato di un set di armi. Certo. Sì, è abbastanza. E questa figura è molto, molto accessoriata e completa. Come vedete, anche lui ha la sua sella, la sua cavalcatura rossa in questo caso, ma questa cavalcatura può contenere al suo interno diversi accessori. Anzitutto le staffe, poi veramente era corredata anche da questa sorta di bretelle, che però sono difficilissime da montare e smontare, quindi abbiamo deciso di non inserirle.
Poi aveva questa capezzina con una sorta di radioantenna, il microfono e chiaramente le briglie, le redini per poterlo guidare, diciamo, anche se non aveva bisogno. Ha un gancio per poter agganciare il fucile che può anche essere inserito qui, come TexEx, quindi così. Ha due borse. Una qui che abbiamo lasciato montata e una qui che purtroppo è. Sì, Sì, l'hai aperta dal lato esatto, si è sbagliato. rotta. E che possono contenere i pezzi di Kerium. Il Kerium era per l'appunto questa gemma preziosa, questo minerale che serviva da fonte di energia per questo pianeta. E l'ultimo accessorio importantissimo era questa sorta di fucilone. Esatto. Di fucilazzo in due parti che veniva contenuto qui, si univa e diventava proprio l'arma di questo cavallo che si chiamava 30-30. E questa arma nella serie, ricordo che lui la chiamava Sarah Jane, Sì. perché era per l'appunto era talmente affezionato a questo grosso fucile Winchester, perché come vedete ha pure la maniglia per essere ricaricato, che era la sua affezionata arma. Perché? Perché 30-30 poteva assumere una forma antropomorfa. Quindi a un certo punto, quando aveva nel pieno della battaglia, il nostro 30-30 andava a trasformarsi in questa maniera. Abbassava il collo, alzava le gambe ed ecco che il nostro 30-30, come per magia, diventa una sorta di personaggio antropomorfo, bipede. Adesso vediamo La se coda ti deve aiutare. riusciamo. Sì, la coda serve da punto di appoggio. Come vedete, ha diversi motivi che richiamano il robot all'interno Sì, ha delle delle. pannellature pure lui. Sì. Esatto, come vedete. Poi all'interno degli zoccoli anteriori ha queste mani ripiegate a pugno proprio perché aveva la possibilità di impugnare la sua arma, che possiamo mettergli qui. Ed ecco che il nostro 30-30, se mi aiuti, Subito. lo mettiamo nell'inquadratura. Perfetto. Ed Non è eccolo meglio, qui. insomma. Vabbè, Sì, purtroppo è un pochino. allora, dall'anime alla realizzazione e ovviamente del giocattolo ci sono dei compromessi che hanno dovuto Sì, affrontare. Però, togliendo la diciamo serie che curiosità, ecco, nel giocattolo il punto forte ha in forma animale. sì, e poi vabbè, al solito quello che mancava in tecnologia era rimandato alla fantasia dei bambini, cioè avere Infatti, una bestia del genere. poterci giocare era molto particolare. Vediamo se. Ecco, niente. Benissimo. Perché forse ha le Dai! braccia, ecco, perfetto, come vedete, non lo mettiamo nel girello perché è in una No, ragazzi, posizione fate. No. instabile, però il nostro 30-30 poteva assumere questa posa. E come vedete, all'interno del suo ventre ha una particolare gimmick che abbassandola, poi c'è questo Lo vedo, lo sportellino. vedo. Grazie, questo sportellino che all'interno gela Il il Kerium, sì. Kerium che era ancora, e quindi ogni personaggio, ogni Sì, mezzo era almeno dotato i mezzi. di Sì. questo Kerium che è riprodotto in questa Sì. bella riproduzione di plastica semi-traslucida, semi-trasparente che. Sì, anche lo scornabecco ce l'ha e lo cela abbassando proprio del tutto la testa, al suo interno c'era Ho il capito, allora cristallo lo che. cerchiamo di richiudere e poi il nostro Roberto lo rimetterà in posizione, insomma, Aspetta, veditela tu che io. ha partorito. Esatto. Allora, erano giocattoli belli, dovevano in qualche modo, credo, piacere per Dobbiamo averli. fare, vedere il confronto che. Ora mi hai misurato i tuoi personaggi? No, misurano, tra l'altro dovremmo pesare anche In 30-30, confronto al certo. personaggio c'è un bambino che si ritrova un po' bestione e aveva un suo prezzo. Immagino, Aveva un suo prezzo, sì. immagino, in lire, ma sicuramente. Scusa un attimo, con le Prego. tecnologie che sono
Ah, tu riesci a recuperare anche il prezzo di allora? No, Ah, c'ho il metro tecnologico. perfetto, Di bravissimo. pratico, scherzi. Allora, È il lato giusto, sì. Breva Star Red XX sono 20 centimetri circa, È e 33, qua se ne sale. 30-30 a 30, credo. A 33, 33. hai visto? Niente di strano che c'era Che qualcosa c'era dietro. qualcosa. Ok, allora lo rimetto in posizione Sì, così lo facciamo vedere tranquilla. con il suo cavaliere a cavallo. E insomma, vi dicevo, queste action figure erano belle, giocattoli molto belli. Chiaramente dovevano piacere per averli, credo, perché molto il grosso facevano le serie animate per trainare, diciamo, la vendita dei giocattoli, come sempre del resto. Però non avevano perlomeno su di me, quella presa, quella attrazione che poteva esercitare un robottone o un cavaliere dello Zodiaco, per esempio. Sì, l'ho messo in posizione stabile. No, passiamo, se sembra che caca. E Perfetto, gli ti mettiamo do a cavallo il suo il suo cavaliere. cavaliere. Le staffe si sono un po' staccate, però Vabbè, insomma, vediamo se pazienza. riusciamo a Eh recuperare. sì, perché la sella è un pochino più... Tra gli accessori, prendi il fucile, prendi la pistola, spara, trasforma. Insomma, Il effettivamente pomeriggio ti il passava, va? pomeriggio passava con questi Tra personaggi. Sì, l'altro la serie, ricordo mettiamo che questo. fosse breve, non Sì, ricordo che fosse una non serie ricordo lunga, la. quindi anche il numero di personaggi o diciamo, l'appeal che poteva esercitare la serie per la vendita dei giocattoli è No, no, quello stato... era Ah, perfetto, l'avevo perfetto, messo così proprio per benissimo. tenerlo stabile. Ok. Benissimo. Quindi la serie, diciamo, ha funto ben poco come traino per la vendita di questi giocattoli che ricordo sono spariti nel dimenticatoio ben presto. Però Però chi l'ha avuto come... Alberto, come me, diciamo che ha un bel ricordo di questa serie. D'altronde Alberto lo ha recuperato proprio perché in qualche modo era stato un po' privato di Ero questo, stato derubato, derubato oserei dire. addirittura. Sì, allora le staffe, sì, buonanotte. Ma io ce la farò, Allora, eccoci. le Questo staffe, vediamo lato. se gliele riusciamo a Allora, inzuccare. qui sono riuscito a metterle. Che volevo fare proprio questo lavoro qui. Eccoci. Ce Facciamo la così. mettiamo così. Niente, la staffa poi la sistemerai meglio quando... Questo le staffe. Esatto. Comunque, il nostro Bravestar era così. Adesso non Ah sì, perché abbiamo c'è un piccolo né la problema. pazienza né Né la la voglia, via. voglia di posizionarlo come quando eravamo bambini che ci perdevamo Come le eravamo bambini, stavano così. Non è che ore. ci perdevamo sto tempo, però ecco. Però ragazzi, davvero una bella figura di un cowboy a cavallo lo rende. E credo che la posa più bella da poter dare a questo personaggio è proprio nella sua cavalcatura, non sicuramente nel cavallo messo in No, piedi. assolutamente no. Dai, E insomma, ok. quindi il Questo nostro vestito. set è qui, completo dei due nemici, amici. E insomma, è un bel Eccoli ricordo che qua, sì, Alberto ha belli, voluto. grandi, voluminosi. Poi è più bello lo scornabecco. Sì, sicuramente, anche Belli. perché hai quel ricordo particolare, però in effetti... Anche perché 30-30 con tutte queste giunture era sì, si trasformava in posizione retta, però queste giunture, come anche tu hai detto che hai dovuto incollare, erano soggette a allentamento e poi la posizione retta la tenevi difficilmente. La posizione equina dovevi trovare questo qui ha queste piante qui e dà una stabilità che come lo metti sta, e poi questo fatto che giri e cammina è questo. Infatti, davvero molto molto belli. È un bel set, un bel, diciamo, sono due personaggi complementari Sì. che
che ti danno quel ricordo proprio di quella serie animata, di quel momento d'infanzia in cui tu hai giocato con questi giocattoli e che hai voluto condividere con noi, e per È stato questo un ti piacere il ringraziamo. fatto riesce. Benissimo. Quindi ragazzi, che dirvi? Per oggi è tutto. Se vi piace, se vi ricordate la serie, lasciate i vostri Sì, commenti. il nome degli altri personaggi, insomma, non siate lagnosi, contribuite, scrivetelo qualche commento. Aspetta, spiega che l'agnosi da noi Allora, non spunterà il glossario significa. adesso. Lagnoso non è che ci si lagna, ma lagnoso è che non me la L'agnoso fa è niente, che non ti scoccia fare tutto. accidioso di categoria superiore. Esatto, Cavolo, pigro. scusa, Ecco, ma ancora pigro. di più. Va bene, ragazzi, per oggi è tutto. Vi lasciamo con questa splendida immagine e vi diamo appuntamento alla prossima. Un Ciao! abbraccio. Stay.